Simone, buonasera e ben ritrovato. Buonasera a te. Tanto anticipavo i titoli della nostra scaletta, dove andremo a parlare del successo sul Ducato Spoleto, netto successo della formazione Amaranto, del carattere di queste ragazze che veramente non finiscono mai di stupirci, e poi via via della caduta del Filecchi in casa con la Jesina e del prossimo avversario, la femminile Riccione. Intanto andiamo con ordine. Con il Ducato Spoleto la squadra ha dimostrato di avere soprattutto un'ottima condizione fisica e questo per il proseguo del campionato è un elemento non da poco. Sì, le ragazze hanno lavorato tanto in queste settimane per ritrovare una condizione fisica ottimale, che come ti ricordi avevamo commentato insieme a te che con lo stop del campionato, con la sospensione diciamo da novembre fino al 24 di gennaio, aveva fatto un pochino perdere il ritmo che era stato conquistato dalle ragazze. Quindi ci abbiamo messo un po' di tempo, però adesso piano piano la condizione sta tornando. E sicuramente dobbiamo mantenerla perché ancora la strada è lunga, quindi sicuramente è stato positivo ritrovarla e dobbiamo mantenere questo status al momento per affrontare al meglio le gare che verranno, ecco, che saranno importanti. Gara subito in discesa per le ragazze Amaranta, infatti al fronte e via, la Ceccarella approfitta di un errato disimpegno della difesa avversaria e lancia la Razzolini che con decisione si lancia verso Gentile e sblocca la partita in questo modo dopo appena 18 secondi dal fischio d'avvio. La reazione delle ragazze ospite è immediata e Principi lanciata a rete si fa intuire la sua conclusione da Valgimigli in uscita e l'opportunità sfuma. Ducato Spoleto che si ripete poco dopo sul calcio piazzato di Principi che trova sul secondo palo Ovescate è pronta alla deviazione. Valgimigli attenta e fa sua la sfera. Superata questa prima fase, l'Arezzo ritorna a giocare come sa fare nel finale di tempo. Così affonda sulla corsia di destra e mette il pallone all'indietro per Verdi, il capitano di prima intenzione. Gran destro e per Gentile non c'è niente da fare. Con il Ducato Spoleto che a quest'Arezzo resiste solo un tempo. Infatti, nella ripresa è la Razzolina a dare il via alla goleata con una conclusione in diagonale da dentro l'area di rigore. Segue la girandola delle sostituzioni, ma l'Arezzo non si ferma e l'Orlandi va direttamente a segno su calcio piazzato. Poi è Lulli a favorire il 5-0, suo l'assist per Nishi che conclude in diagonale e spedisce il pallone a insaccarsi sul palo più lontano. Ma non è ancora finita perché resta il tempo per l'Orlandi di mettere a segno la sua doppietta quando recupera palla da dentro l'area di rigore, slalom e conclusione da sottomisura e per fissare in questo modo il 6-0 definitivo. L'Arezzo adesso sale a 34 punti e resta nella scia della capolista Bologna a quota 36. La posizione della Ciccarelli, che ultimamente viene impiegata dietro le punte, e la ragazza dimostra, come dire, intanto di essere reattiva proprio nel recupero palla e favorire le ripartenze, e dimostra di avere anche una buona visione di gioco. Poi il fiuto del gol ce l'aveva prima e lo continua ad avere anche adesso. Certo, no, è un lavoro abbastanza impegnativo quello che gli viene richiesto, che le viene richiesto, perché è chiaro che lavora tra i due reparti, no? Quindi tra il centrocampo e l'attacco, e quindi gli chiediamo anche sacrificio nell'aiutare le compagne di reparto del centrocampo e di supportare poi le compagne di attacco. Quindi è sicuramente un lavoro molto dispendioso. Ecco perché anche per lei la condizione fisica è importante, perché appunto corre tanto, si dà tanto da fare, deve fare sostanzialmente due ruoli, quindi sia il centrocampista che l'attaccante, quindi è complicato, ma è stimolante per lei allo stesso modo, quindi bene così, ecco. Sì, possiamo dire anche il contrario, che lavorare bene ci aiuta poi a vincere e di qui alla fine dobbiamo vincerle tutte, per noi sono tutte finali, al di là della classifica dobbiamo scendere in campo per vincere e basta. Primo tempo, malgrado siete riusciti a sbloccare la partita proprio dopo pochissimi secondi.
Sì, il primo tempo è stato, diciamo che il nostro obiettivo era entrare in campo, aggredirle alte fin da subito per poi proseguire così tutta la partita, ci siamo riuscite e poi purtroppo per un po' di disattenzioni abbiamo un po' subito, però ecco, le aggressioni alte credo ci siano state appunto per tutti i 90 minuti e sbagliamo un po' troppo sotto porta, ma ci alleneremo e comunque siamo sempre lì, quindi Che poi la l'importante è voglia è vincere. tanta. Sì, la voglia è tantissima, è appunto quella di vincere ogni partita per arrivare poi al nostro obiettivo principale, È un quindi sogno è un che va sogno. coltivato. Sì, assolutamente, il nostro obiettivo è solo quello e non possiamo permetterci altro. Pallone, soprattutto nei calci d'angolo, insomma nelle palle alte, però insomma l'importante è giocare palla a terra. Senti, 8 reti realizzate, oggi sei tornata dopo un periodo di nuovo alla rete, al gol, che soddisfazione hai? Sì, diciamo che segnare è sempre una soddisfazione grande. Comunque sia, l'importante prima di tutto è la vittoria di squadra. E non segnavo da tanto e oggi mi sono sbloccata, diciamo, dai. Le ragazze, stiamo imparando a conoscerle settimana dopo settimana. Grazie anche alla vostra disponibilità. E comunque dimostrano di essere ragazze di carattere, che hanno una grande volontà per continuare a far bene. E queste proprio sono proprio determinate, insomma, c'è una che Sì, si sì, sì. sottrae. No, cioè la determinazione è fondamentale per raggiungere determinati obiettivi, quindi cerchiamo in settimana anche di lavorare dal punto di vista mentale per far sì che si trovino pronte alle situazioni di campo, che sappiano eventualmente reagire anche in situazioni di svantaggio. Quindi sono ben concentrate, sanno bene qual è l'obiettivo della squadra. E quindi lotteranno senza dubbio tutte per fare bene. Ecco, questo è quello che ti posso dire. Mister, prima ancora della partita mi piace, come dire, ritornare su una sua frase dove qualche mese fa ha detto che a voi serve questo campionato per fare esperienza. Sì, allora sicuramente serve giocare il più possibile per fare esperienza. È anche vero però, insomma, che la società ha fatto un grande sforzo per prendere anche delle giocatrici che andassero a migliorare un po' la rosa per provare comunque sia a cercare la salvezza. È chiaro che è molto difficile, però la mentalità secondo me adesso sta cambiando, è quella più vicina a una possibile salvezza, per cui almeno contro ci sono due o tre squadre che secondo me sono tranquillamente alla nostra portata e ci impegneremo per fare al meglio quelle partite. Oggi oggettivamente c'era una squadra contro che dà gusto a vederla giocare. Nel dopopartita con il Ducato Spoleto ho avuto modo di intervistare il mister Stefano Terracciano e lui ha dichiarato, l'aveva già detto anche in precedenza, non so, del vero, che questo è un campionato che serve per fare esperienza. Tu su questa linea in che misura sei d'accordo? Oh, sono d'accordo col mister perché loro sono una neopromossa, quindi non è mai semplice calarsi da subito nella realtà di un campionato superiore. E poi loro a onor del vero, hanno anche cambiato tanto, come poi penso ho sentito che ha dichiarato lui, che sono arrivate nell'ultimo periodo tante ragazze nuove e che quindi non è semplice poi. Non è mai semplice inserire ragazze nuove a campionato iniziato, anche se si tratta di una o due elementi, a maggior ragione come loro che hanno comunque sia non stravolto la squadra, ma comunque hanno aggiunto diversi elementi nuovi. È chiaro che anche per trovare da subito l'amalgama di gruppo è abbastanza complicato. Quindi, sicuramente servirà per fare esperienza. Mi auguro insomma il meglio per loro che possano alla fine ottenere dei risultati positivi per lottare per la salvezza e quindi gli faccio i miei migliori auguri in bocca al lupo. Battuta d'arresto per la capolista Flecchio Woman che nella 14ª giornata affrontava lo Jesina femminile scesa allo stadio di Barga con più determinazione, iniziando subito la partita, schiacciando il Flecchio nella propria area e trovando il gol al 16° del primo tempo con Ventura. Le gialloverdi cercano di rimontare, ma mai riescono a impensierire il portiere ospite e la prima frazione di gioco si chiude con lo Jesina in vantaggio. Mister Passina, inizio ripresa, inserisce Di Lupo per cercare di arginare la difesa dello Jesina, ma con attacchi sterili.
che non impensieriscono il portiere della formazione avversaria. Termina così la partita con la vittoria della Jesina per 1-0 e il Flecchio perde la testa della classifica, scivolando al quarto posto alle spalle della capolista Bologna e Arezzo e Torres, ma il girone si deciderà nei scontri diretti tra le quattro squadre. Domenica è caduto il Flecchio sotto i colpi della Jesina. E quindi, in che misura questo risultato si può considerare una sorpresa? Diciamo che per quanto mi riguarda non è una sorpresa, nel senso che la Jesina ha battuto anche noi, quindi posso dire che è una delle squadre, come poi ci eravamo detti dopo la partita di Jesi, è una delle squadre che è molto organizzata, è una squadra che è ben allenata, è molto molto caparbia, che lotta su ogni pallone, fatta di ragazze giovani e quindi non è semplice affrontare la Jesina, ha elementi di assoluto valore, non a caso fino alla, diciamo, domenica scorsa aveva il capocannoniere del campionato e quindi è inevitabile che è una squadra molto complicata e è complicata la sarà per tutti, insomma, per tutti quelli che andranno a affrontarla, quindi lo è stato per noi, lo è stato domenica per il Filecchio, poi dopo in una partita ci sono sempre gli episodi che poi sono anche poi fanno pendere appunto la bilancia da una parte o dall'altra, quindi però è complicata da affrontare per tutti. Il campionato, come dicevi te, proprio in apertura, come se ne parlava anche, è ancora lungo. Però se andiamo a vedere il calendario, nelle ultime 2 giornate ospitate prima il Filecchio e poi andata a Bologna. Ecco, saranno gli ultimi 180 minuti di questa stagione, di questo campionato, che possono de decidere la vostra stagione. Sì, possiamo vederla anche così, però ecco, saranno gli ultimi 180 minuti che decidono il campionato se nelle precedenti partite che affrontiamo ci arriviamo perché siano decisive, altrimenti non hanno significato, ecco. Quindi noi al momento non ci pensiamo, anche perché prima di affrontare Filecchio e Bologna dovremo affrontare Torres, dovremo affrontare la Jesina stessa nuovamente al ritorno, dobbiamo affrontare Riccione domenica, che poi magari dopo ne approfondiremo. Quindi ecco, saranno decisive se noi facciamo sì che siano decisive. Ecco, quindi prima bisogna far avverare il fatto che siano decisive, dopodiché ci giocheremo con loro quello che c'è da giocarci. Quarta partita del girone di ritorno per le ragazze amaranti che tornano in campo dopo il brillante successo sul malcapitato Ducato Spoleto e saranno impegnati in trasferta in casa del Riccione, match che si giocherà allo stadio Italo Nicoletti con fischio d'inizio alle ore 15 e gara affidata al signor Piccoli della sezione di Mestre. Classifica alla mano la formazione di mister Balicic è alla caccia di punti pesanti per tirarsi fuori dalla bassa classifica, allo stesso tempo ricattare la pesante sconfitta rimediata in Sardegna nel confronto con la Sassari Torres. Per raggiungere l'obiettivo salvezza, la società si è rituffata sul mercato e portare in biancazzurro il portiere Carlotta Trebbi, classe 2001 dall'Osteria Grande. Naturalmente questa Arezzo non è in vena di fare regali, la squadra lanciata alla conquista della leadership della classifica è in grado di sfruttare al massimo la buona condizione fisica del gruppo e il miglior tasso tecnico, dove a livello tattico la scelta di portare la Ceccarella dietro le punte consente alla squadra una maggiore fluidità nel gioco offensivo, sempre pericolosa con le sue bocche da fuoco, Costanza Razzolini, Gnisci, Orlandi e la stessa Ceccarella, che ne fanno una macchina da gol perfetta, in grado di centrare l'obiettivo estivo. Ecco, la femminile Riccione, ecco, è il prossimo avversario, è andata a far visita, ma come va? Tu come lo valuti questa squadra? Ecco, può essere una mina vagante un pochino come la Jesina femminile. Allora, una squadra che con ottimi elementi e che sicuramente, come avevo già accennato, è una squadra che non rispecchia quello che è, secondo me, il reale valore
della compagine in classifica. Ha troppi pochi punti per quello che poi è un avversario che secondo me non rispecchia attualmente la classifica quello che è il valore della squadra. L'avevo già detto l'altra volta, lo confermo, anche perché lo abbiamo affrontato in un momento in cui loro c'era stato, diciamo, l'ultima giornata prima della sospensione del campionato, dove noi avevamo delle assenti per causa Covid e loro lo stesso avevano diverse assenze, e quindi sarà una partita totalmente diversa. E quindi credo che dobbiamo tenere gli occhi molto aperti, perché è una squadra che può dare, come la Jesina, filo da torcere, soprattutto in trasferta. Quindi in casa per loro, e quindi c'è da stare attenti. Ecco, quindi le ragazze sono già state focalizzate dal primo allenamento di questa settimana a non fidarsi di niente, e quindi di azzannare la partita come sanno fare da sola, insomma. Bene, bene. E per concludere, il gruppo sarà al completo o c'è qualche defezione per infortunio, insomma? Ma no, abbiamo i soliti infortuni che poi sapete già, e che quindi sono di lungo corso oramai. Per altre cose, insomma, faccio un in bocca al lupo anche a Zelli, che si è operata, quindi è andato tutto a posto. Quindi Siamo adesso ci anche sarà tutto il periodo, sì, riabilitativo. Abbiamo qualche affaticamento, ma non niente di serio, credo, per poter impedire alle ragazze, insomma, di essere convocate. Quindi credo che, tranne l'infortunio, ripeto, di lungo corso, ma saranno tutte disponibili. bene, Simone, io ti ringrazio. Grazie a te, Antonio, grazie a Grazie. tutti. Una buona serata, come ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.